Buongiorno, stamattina finalmente, dopo tanto tempo, sono riuscita a trovare un po' di tempo, appunto, per fare un bel bagno rilassante e ho approfittato per utilizzare la bomba da bagno che mi ha inviato Jewel Candle. Si chiama Jewel Bath ed è veramente, veramente una coccola indescrivibile, ragazze. Dal momento in cui aprite, al momento in cui la buttate nell'acqua e la vasca si colora di rosa, comincia a frizzare, si sprigiona un profumo proprio in tutto il bagno, poi rilascia degli oli essenziali che idratano il corpo, quindi state lì a mollo, staccate la testa. Poi per me il bagno è stato sempre un momento irrinunciabile, quindi veramente vi rilassate un sacco e alla fine poi trovate il regalo che esce dalla Jewel Bath. Io ho trovato questo, ragazze, che è veramente bellissimo. Io non pensavo di trovare un anello così bello e soprattutto che incontrasse i miei gusti, perché ovviamente non scegliendolo io, non potendo scegliere, era una sorpresa, sarebbe stata una sorpresa. Però guardate quanto è bello, davvero stupendo. E poi è un colore adattissimo al periodo in cui ci troviamo, perché appunto è rosso. È rosso rubino, stupendo davvero, e mi sta all'indice e anche qui ovviamente, però io lo tengo all'indice perché l'indice è il dito in cui preferisco mettere gli anelli, è una cosa mia proprio. Ringrazio Jewel Candle e Octoly per questo regalo, e vi metto tutti i link di riferimento nell'info box. Ve la volevo mostrare perché era da tanto tempo che volevo provarla mamma mia, come profumo. Era buonissima questa, veramente molto molto bella. La cosa che mi è piaciuta è poi che appunto lascia il corpo molto molto idratato. C'è proprio una sensazione di aver messo la crema, anche se non mettete la crema. Allora, ragazze, io sto aspettando che mi venga a prendere mio cognato perché mi accompagna a fare le unghie. Stamattina vado d'urgenza, devo andare d'urgenza perché praticamente in questi ultimi giorni ho avuto molto da fare, mi sono messa a fare veramente tante pulizie, poi ho avuto da fare delle cose qui, delle cose a casa, ho dovuto aiutare mio papà, tante cose. È saltato il semipermanente, soprattutto in uno, che non vi faccio vedere perché fa impressione anche a me, e l'unghia sotto è praticamente integra, quindi non le ho rovinate assolutamente le unghie sotto, però praticamente si è spezzata a due, proprio si è spezzato a due il semipermanente, per cui si vede mezza unghia col semipermanente, mezza no, e quindi si vede veramente brutta, e quindi ho chiamato d'urgenza la mia estetista e ho detto no, vengo a toglierle, anche perché sono sincera, mi sono resa conto che non fa per me. No, comprerò sicuramente il kit, mi sono convinta e lo comprerò adesso. Sto aspettando appunto l'occasione giusta. Ho imparato a valutare bene gli acquisti. Una volta ero molto più impulsiva, volevo una cosa e la compravo. Guarda che occhiaie che ho stamattina, ragazze. Mamma mia, che occhiaie. Mai avuto queste occhiaie in vita mia, mamma mia. Comunque, vi dicevo che ho imparato a valutare gli acquisti perché una volta appunto ero molto impulsiva, ma probabilmente perché anche potevo farlo rispetto ad ora, e volevo una cosa e la compravo subito. Adesso valuto tantissimo, probabilmente anche troppo a volte, però secondo me è fondamentale per non sbagliare gli acquisti stessi. La cosa che però ho valutato di più che altro è che dopo quasi 2 mesi di esperienza con il semipermanente credo che non faccia per me, per una serie di motivi. Quindi io, ragazze, lo sapevo, non lo dovevo fare, lo sapevo, però ho voluto essere testona, ho detto vabbè, ci provo, però non fa per me per il semplice motivo che a me piace cambiare colore di smalto. Quindi io, per esempio, oggi ce l'ho così, domani le voglio avere di un altro colore, voglio essere libera di cambiare. Se a me durante il giorno viene in testa di cambiare 2 volte lo smalto, lo voglio poter fare, mentre questo comporta veramente un lavoro più
lungo, bisogna toglierlo, bisogna poi limare l'unghia, bisogna andare a opacizzare col buffer, tutta quella preparazione, eccetera, eccetera, che è una cosa che può essere fatta una tantum, però la voglio fare io sinceramente, perché sapere di dover prendere appuntamento per fare le unghie, che è una cosa che io ho fatto sempre da sola, non fa per me. Cioè, io devo essere in grado di aggiustare le unghie da sola. Sembra un discorso veramente superficiale, però in realtà non lo è, perché fa parte di me, del mio carattere. Io sono fatta così, ho sempre curato da sola le unghie e le ho sempre avute a posto e in ordine da sola. E quindi sapere di dover dipendere da qualcuno, per esempio, ieri si è rotta quest'unghia, è combinata veramente malissimo. Io a vederla adesso mi sto innervosendo, quindi ho dovuto chiamare, ho dovuto trovare l'appuntamento, devo trovare la macchina per andare, cioè veramente troppi casini, troppi sbattimenti e a me non va. Quindi, per ora la mia avventura col semipermanente finisce qui e poi più là vedremo un po', quando comprerò il kit come mi ci troverò. Tra parentesi, poi io utilizzavo lo shellac, ho utilizzato lo shellac che per carità sicuramente è il migliore perché non mi ha rovinato assolutamente l'unghia sotto, però può essere rimosso solo col suo solvente, può essere utilizzato solo un certo tipo di fornetto o meglio lampada. E quindi tutte queste cose un po', ecco, mi scocciano. Però in questo momento è così, magari poi per Natale le rifaccio, non lo so, vediamo appunto, anche perché sinceramente le spese da sostenere sono tante e poi alla fine dura, non dura tantissimo perché dura sulle 2 settimane massimo. Perfetto, dura massimo 2 settimane perché poi comincia a sollevarsi dai lati, non mi piace come si vede, quindi preferisco avere le unghie. Non mi pare che siano a posto le unghie, ecco, anzi, mamma mia, che occhiaie! O me le copro o mi metto gli occhiali da sole, non lo so, non mi volevo toccare stamattina. Boh. Alla fine, occhiali da sole e si va. Le mie unghiette. Buongiorno. Buongiorno ragazze, eccomi qua. Allora, sto preparando la colazione, mi sto preparando la colazione perché oggi veramente sto facendo colazione tardissimo. In quanto mi sono svegliata e ho voluto un po', sistemare casa perché pomeriggio non ci sarò e quindi, appunto, ho voluto fare un po' di pulizie un pochino più profonde. Devo dire che una, delle domande che ho ricevuto di più in questi ultimi giorni e soprattutto dopo l'ultimo vlog nel quale vi ho mostrato appunto di aver acquistato il Dyson è stata Carmen, dici la differenza tra il Dyson e la Folletto. Che differenza c'è? Quale ci consigli? Allora, ragazze, vi ho fatto vedere prima in qualche ripresa che le differenze ci sono e credo dopo una settimana di utilizzo
credo di avere le idee piuttosto chiare. Allora, differenze tra Folletto e Dyson ce ne sono tantissime, però sono giunta all'amara conclusione che, ragazze, secondo me non sono sostituibili, nel senso che l'una non può sostituire l'altra e viceversa. Sono due cose appunto diverse e separate, per cui se c'è la possibilità di averle entrambe, proprio questo è il non plus ultra per la nostra casa. Se dovessi consigliarvi però una per le pulizie giornaliere, vi consiglierei sicuramente il Dyson, perché è molto più leggera, molto più maneggevole, e poi consente di cambiare pezzi in maniera molto veloce e di svuotare immediatamente il vano che poi contiene la polvere, che va a prendere appunto la polvere e tutto quello che tirate via. Questo ci consente appunto di poter fare i lavori di casa in maniera molto più veloce, e soprattutto di non avere il pensiero dei sacchetti, di dover appunto comprare i sacchetti, pulirli. A volte, tra l'altro, mi succedeva, soprattutto se avete animali, io avendo avuto animali so che questo può accadere, mi succedeva che il sacchetto, tirando su il pelo del cane, praticamente alla fine faceva un cattivo odore, quindi ero costretta a cambiarlo più spesso. Invece, essendo la Dyson senza sacchetti, voi potete andare a pulire semplicemente con una pezza umida insomma, la parte in cui si accumula la polvere, e praticamente questo problema non ci sarà più. Per quanto riguarda il fatto dell'autonomia, devo dire che io ho trovato la mia maniera di lavorare, e tutto sta in questo. Aspettate che io intanto vi preparo la colazione e finiamo di parlare da lì, da quella parte. Quindi vi stavo dicendo che tanti tra voi mi avevano scoraggiato per il fatto della carica, perché praticamente il modello che ho io, per esempio, durerebbe 40 minuti, però questa cosa è facilmente superabile, perché io faccio le cose a rate. Quindi non è che io mi metto a spolverare tutta la casa contemporaneamente, ma faccio le singole stanze. Quindi prima spolvero, poi passo l'aspirapolvere a terra, poi utilizzo il pezzo per i materassi o i divani, nel caso in cui lo voglia fare, eccetera. Tra una cosa e l'altra io metto la Dyson in carica, e quindi praticamente io finora, in tutti i modi, in tutte le pulizie che ho fatto, non sono mai rimasta senza carica, quindi mi sono trovata veramente benissimo. Inoltre è possibile, ho fame, è chiaro che non ha, secondo me, la stessa potenza della Folletto per quanto riguarda l'aspirazione, però secondo me va più che bene. Fare una pulizia più profonda, è ovvio che ricorro alla Folletto, perché comunque l'aspirapolvere a traino per alcune cose sicuramente va meglio, va decisamente meglio. Avete visto nella clip precedente che ho utilizzato il lavapavimenti della Folletto, che secondo me è uno degli accessori più belli che abbia potuto fare, perché appunto ci consente di lavare e contemporaneamente aspirare eventuali residui di polvere. Quindi dall'unione di questi due geni del male si ottiene una pulizia profonda di casa. E inoltre cerco di profumare e di odorare l'ambiente mettendo appunto delle essenze profumate o dei profumini all'interno della cerco di utilizzare anche oli essenziali puri e naturali, in modo tale da non diffondere sostanze cancerogene e pesticidi nell'aereo. Però, ragazze, alla fine diciamo che mi sento molto soddisfatta delle pulizie. Ebbene sì. Consiglio assolutamente Dyson, e vi devo dire che io nell'ultima settimana, da Folletto dipendente quale ero, non l'ho utilizzata mai, soltanto oggi che ho voluto fare appunto la pulizia più profonda e anche lavare i pavimenti, perché prima ho utilizzato soltanto appunto il Dyson. Sono due cose diverse, vi ripeto, non saprei dirvi quale scegliere, dipende dal vostro budget, da quello che dovete fare,
dal tipo di pulizie che fate, dal tipo di vita che fate, quindi tutto questo, però sono due validissimi aiuti in casa. Alla domanda diretta, però, consigli il Dyson? Sì, ve lo consiglio, e per di più vi dirò che se trovate in offerta il modello uguale al mio, ve lo stra consiglio, che è il Vuoto Absolute Pro, perché è veramente completo di tutto e secondo me non ha nulla da invidiare nemmeno al modello successivo. Per cui se avete un budget limitato o comunque siete delle studentesse che vivono da sole, eccetera, eccetera, in questo periodo ci sono state, sicuramente ci saranno ulteriori offerte, per cui acquistare il Dyson a circa 350 euro, 370, eccetera, è veramente un affarone e io ve lo straconsiglio. Ovviamente queste sono le mie prime impressioni. Nel frattempo ho fatto il caffettino. Quindi se avete poi altre domande o curiosità, scrivetemele qui nei commenti che io vi risponderò. Per ora, proprio la domanda più gettonata è stata, quella, relativa al confronto fra Dyson e Folletto, e secondo me non si può fare il confronto perché si tratta di due cose diverse, quindi, non riuscirei a scegliere tra le due, sinceramente. Però all'altra domanda, ricevuta invece in maniera proprio tartassante, ossia consigli Dyson, la risposta è assolutamente sì. Io non capisco perché. Qui mi diventa sempre il labbro rosso, che cavolo? Boh. Comunque, sì, assolutamente ve la consiglio. Per me, è stata una svolta perché per me è stata una svolta per il semplice motivo che è molto più veloce da utilizzare, più maneggevole. Faccio prestissimo a cambiare i pezzi e quindi passo dal pulire a terra al pulire i tappeti, poi pulisco appunto i mobili, quindi spolvero i mobili, poi, se eventualmente voglio pulire il divano, c'è il pezzo anche per il divano, i cuscini, il materasso, cioè veramente fate tutto in poco tempo, in minor tempo, però in maniera veramente efficace, e io lo sto amando, quindi io ragazze ve la consiglio tantissimo, davvero tanto. Vi saluto con questo quadro che ho realizzato semplicemente stampando questa scritta che mi piace veramente un sacco e che su Instagram vi avevo detto che avevo intenzione di fare. Ed è un quadro che ho voluto appendere proprio perché secondo me è un bellissimo messaggio. Vi saluto con questo e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!